Abbiamo i due obiettivi stagionali nel giro di praticamente 3 giorni, tra domenica e mercoledì, però quello che dobbiamo fare è concentrarci innanzitutto sulla partita di domenica, non sottovalutare la Salernitana, l'abbiamo visto lunedì, credo, abbiano giocato contro l'Atalanta e li hanno messi in seria difficoltà, una squadra forte come l'Atalanta, quindi la prima regola è non sottovalutare l'avversario e fare i conti a fine partita, quindi cercare di dare il meglio di noi e portare a casa i 3 punti. Dopodiché prepareremo la finale con l'Atalanta, è una fantastica opportunità per noi, come ho detto abbiamo nelle mani la possibilità di raggiungere i nostri due obiettivi stagionali nel giro di una settimana e faremo il massimo per cercare di portarli a casa. Una cosa importante per voi in un momento delicato come questo che state vivendo, anche negli ultimi anni, considerando quello che è successo l'anno scorso, è tornare ad alzare un trofeo. Quanto sarebbe fondamentale? Qui alla Juventus è fondamentale sempre alzare un trofeo, poi abbiamo passato delle annate in cui non ci siamo riusciti, però se non sbaglio 2 anni fa abbiamo fatto la finale di Coppa Italia e non siamo riusciti a vincerla. L'anno scorso siamo usciti in semifinale, siamo arrivati in semifinale di Europa League. Abbiamo fatto 2 anni in cui abbiamo fatto molta esperienza sia tra di noi come compagni, sia con delle partite che abbiamo giocato, che magari molti di noi non avevano mai avuto l'opportunità di giocare, e quindi abbiamo costruito, diciamo, una parte fondamentale di ognuno di noi per cercare poi di riuscire finalmente a vincere un trofeo con la Juve in questi anni. Quanto pesa mancare la vittoria, cioè non trovare la vittoria, aver mancato il punto di vittoria tante volte nell'ultimo periodo? Perché comunque per un motivo o per l'altro non arriva questo successo. Beh, sicuramente abbiamo sofferto, ma quello che non è mai mancato da parte nostra è il sacrificio e la voglia di lavorare. Poi, come ho detto, ci sono dei momenti in cui si riesce a guadagnare più del dovuto e altre volte che, nonostante comunque l'abnegazione che ci mettiamo, non ci siamo riusciti. Quello che non dobbiamo perdere sono le nostre caratteristiche, soprattutto caratteriali, perché siamo dei ragazzi che lavorano sodo, lavorano duro e una cosa di cui sono certo in tutta la mia carriera è che ho visto anche su di me è che solo lavorare duramente porta dei risultati. Poi ci sono de delle volte che non arriva nessun risultato, ma se sei abbastanza bravo da capire cosa ti ha portato quella sconfitta, puoi imparare anche da quello. Quindi diciamo che abbiamo imparato tanto quest'anno, in questi anni, quindi è arrivato il momento di alzare un trofeo e di raggiungere prima di tutto, come ho detto, l'obiettivo primario è la Champions League, raggiungerla domenica. Personalmente, visto che mancano 7 giorni alla finale, questo anno per te senza Europa ti ha condizionato nel senso delle presenze. Sei il portiere, di Coppa. Come stai vivendo questo countdown, questo avvicinamento alla finale di Coppa Italia? Beh sì, questo è stato un anno particolare perché ho giocato meno delle altre annate, non essendoci le competizioni europee, ho giocato molto meno. Però ho cercato di preparare come sempre ogni partita, anche se sapevo di non giocare, come se dovessi giocare. E, come ho detto prima, adesso viene prima la Salernitana, se dovesse succedere che devo giocare con la Salernitana, devo farmi trovare pronto, quindi personalmente nel mio avvicinamento alla Coppa Italia c'è prima la Salernitana, dopo la Salernitana insieme tutta la squadra, lo staff tecnico, tutti quanti prepareremo la finale. Ti chiedo come state vivendo appunto questo periodo, se magari c'è anche qualcosa che vi lascia incerti, cioè vi fa pensare oltre la finale, oltre la qualificazione, oltre gli obiettivi di questa stagione, cioè il clima nello spogliatoio, visto dallo spogliatoio, com'è alla luce anche di quelli che potrebbero essere degli arrivederci, degli addii, quello che sarà l'anno prossimo? C'è un grandissimo entusiasmo perché siamo riusciti ad arrivare a fine anno, nonostante per un periodo abbiamo creduto di poter lottare con l'Inter, di vincere lo scudetto, e questo è innegabile perché eravamo vicino, ma se ricordo all'inizio dell'anno tutta la squadra ci siamo posti degli obiettivi e gli obiettivi primari erano arrivare in Champions League, che quest'anno non l'abbiamo giocata, e vincere la Coppa Italia o arrivare in fondo alla Coppa Italia. Siamo arrivati al 9 maggio, domani, oggi è l'8 maggio, siamo arrivati a meno di 20 giorni dalla fine dove abbiamo la possibilità di raggiungere tutti e due gli obiettivi, quindi se vi chiedete tutti qual è insomma, il clima nello spogliatoio, c'è grande entusiasmo e voglia di raggiungere degli obiettivi. Tutto quello che verrà dopo mi hanno insegnato una cosa questi anni, che se pensi al futuro ti perdi il presente
e probabilmente ti perdi anche delle possibilità di raggiungere gli obiettivi. E questo un po' è il messaggio che c'è all'interno dello spogliatoio, ma non sento minimamente parlare. Siamo talmente concentrati sui nostri obiettivi che non ho sentito mai parlare di futuro, quest'estate o via discorrendo. Quando arriveremo agli obiettivi, probabilmente ognuno farà i suoi conti e vedrà cosa fare della propria vita, però gli obiettivi di squadra sono molto più importanti degli obiettivi personali. A 20 giorni dalla fine della stagione, la variabile eventualmente allenatore incide nella testa, nelle gambe, Ma nel questo, rendimento. questo probabilmente posso capire che chi non ha mai vissuto uno spogliatoio all'interno, posso capire che ci sono delle domande che ci si chiede, ma vi assicuro che non ci abbiamo mai pensato, non abbiamo parlato, sono cose che restano fuori dallo spogliatoio. E perché, come ripeto e ci tengo a sottolineare, abbiamo la possibilità nel giro di 3-4 giorni di raggiungere gli obiettivi che a luglio, quando ci siamo trovati per il ritiro, ci eravamo prefissi. Allora ti faccio un'altra domanda su questo argomento, visto che sei stato un ragazzo, un uomo d'esperienza nel calcio. Non so se è una cosa buona o no, però. Vedi tu, può essere, oppure no. Le ritieni giuste le critiche che sta ricevendo Allegri, visto che, come hai appena detto, gli obiettivi probabilmente potete raggiungere, vincendo la Coppa Italia e qualificandovi in Champions, più di così non potevate fare, perché oggettivamente l'Inter era favorita. Sì, nel calcio siamo abituati a ricevere critiche, siamo abituati a ricevere complimenti. Fino a gennaio eravamo una squadra formidabile, poi dopo aver pareggiato con l'Empoli, perso con l'Inter, siamo entrati in un vortice che ci ha consegnato alle critiche, come anche è giusto che sia. E quindi sia noi che il mister siamo abbastanza abituati a questo tipo di considerazioni, ma è giusto, c'è sempre stato nel calcio, quindi abbiamo la struttura per poter sopportare sia i complimenti con grande equilibrio e sia le critiche con grande equilibrio. Riguardo quello che dici te, io credo che sia quando le cose vanno bene, sia quando le cose vanno male, ci si dividono un po' le responsabilità sia nel bene che nel male. Quindi non è giusto che, magari come dici te, la responsabilità vada tutta al mister quando si perde, perché in campo ci andiamo noi, e altrettanto quando si vince, insomma, Merito. il merito si divide tra giocatori e squadra. Quindi non è mai colpa solo di uno o merito solo dell'altro. Le cose si fanno insieme e fortunatamente siamo un unico gruppo, perché altrimenti credo che con il post gennaio che abbiamo vissuto, dove credevamo di poter giocarci lo scudetto e vedere passare invece scapparci l'obiettivo, vedere quelli che erano sotto di noi molto lontano, in poco tempo ci hanno raggiunto, secondo me molte altre squadre sarebbero annegate. Invece noi siamo riusciti a darci una mano l'un con l'altro e a tornare a respirare. Infatti ancora oggi, come ripeto per l'ennesima volta, abbiamo la possibilità di raggiungere questi obiettivi, e credetemi che personalmente è entusiasmante. La mattina mi sveglio e non vedo l'ora di arrivare al campo per poter condividere con i miei compagni, con lo staff tecnico, la possibilità di allenarci e preparare queste gare al meglio. Allora, parli di entusiasmo e ti chiedo, la percezione che c'è intorno alla Juventus, soprattutto in questo finale di stagione, e tutte le voci che ci sono intorno alla Juve e a sono, tra virgolette, uno stimolo o più un pericolo, più una benzina per voi, per voglia di dimostrare? Ma capisco questa domanda, ma poi torno a parlare sempre delle solite cose, però gli obiettivi ti danno la benzina che serve per rendere il meglio possibile in campo. Poi credo che i fatti extracalcistici che non riguardano lo spogliatoio, il mister rimane, il mister non rimane, questo va via e invece rimane, il giocatore che va via non rimane. Fortunatamente siamo un gruppo molto unito, non so se si è visto, ma noi tante partite le abbiamo portate a casa perché abbiamo una forza caratteriale, un'unità di gruppo che poche volte ho visto nella mia carriera. E quindi probabilmente proprio questa possibilità che ci tiene uniti non ci fa estraniare, non ci fa, insomma, percepire negativamente quello che viene da fuori. Quindi sono molto contento di come vedo allenarsi i miei compagni. Ho la possibilità di vedere tanti giovani che loro portano ancora più entusiasmo, e quindi ti assicuro che se ci fosse stato un altro qui al posto mio avrebbe detto penso le stesse cose, perché andiamo verso un'unica strada.